Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Dopo circa 30 ore di gioco posso finalmente parlare dell'endgame di Anthem. Ci sono arrivato da poco in realtà, infatti per arrivare al livello 30 ci ho messo circa 25 ore di gioco complessivo. Questo perché volevo godermelo il gioco in modalità degna di nota, io l'ho giocato solo ed esclusivamente in hard, e non correre in modalità easy come hanno fatto i più che hanno giocato ad Anthem in modalità praticamente delle 10 ore date da Origin Pass. E quindi ora posso parlare dell'endgame, provato, riprovato, e posso quindi dare voce ai miei pensieri. Endgame, come tutti sappiamo, ci sono tre macro attività. I contratti, che si prendono dai nostri alleati delle tre fazioni presenti a Tarsis, quindi Arcanisti, Specialisti e Sentinelle, le roccaforti, le tre roccaforti presenti in gioco, e ovviamente il free play con gli eventi globali. Ora, senza entrare nel merito, queste attività possono sembrare scarse o comunque poche, e a vederla sotto una lente di ingrandimento, beh, lo sono. Sono delle semplici attività endgame che praticamente tutti i TPS del genere, da Warframe a Destiny a The Division, hanno. Chi più, chi meno, questi titoli infatti possono sembrare uguali, e già leggo gente che sputa sentenze senza manco aver provato le attività in-game di Anthem, ma per fortuna la gente la si può ignorare e noi possiamo analizzare meglio quello che ci aspetta arrivati a fine corsa. Ebbene, alla fine della corsa si vede un mondo in realtà diverso dal classico TPS, dovuto al mero farming di pezzi. Questa è in realtà l'attività principale, ma non è l'attività finale del gioco. In effetti, se ad un primo sguardo Anthem trasmette le stesse sensazioni di monotonia degli altri titoli concorrenti, ad un'occhiata più approfondita ci si accorge che non è così. Arrivati a Grandmaster, infatti, il gioco cambia, l'endgame trasforma le facce rilassate delle prime ore di gioco in concentrazione, perché i nemici, fin lì abbastanza semplici da uccidere, cambiano i connotati. Ed ecco appunto che Anthem svela la sua anima e la ricerca del loot, che è la base fondamentale per i TPS, si fa da parte. In realtà non si fa da parte, ma fa da cornice alle sfide che il gioco ci mette a disposizione. Infatti, pur essendo la ricerca del loot di primaria importanza per i giocatori, Anthem non ce la rende per nulla facile, in quanto già solo per il drop casuale degli oggetti e la percentuale molto bassa del loro ritrovamento fanno sì di dover rimanere in game parecchio tempo. Questa ricerca però va di pari passo alla sfida con cui i nemici ci si parano contro. Pur avendo dei gear abbastanza elevati, infatti, i nemici risultano sin da Grandmaster 1 molto più complicati nel loro abbattimento. E arrivando a Grandmaster 3, questa difficoltà si amplia in maniera esponenziale, e dove prima si poteva avere un gruppo non affiatato a questa difficoltà, è fondamentale averlo. Quindi, andando ad analizzare nel dettaglio le varie attività, pur essendo semplici attività di endgame di un qualsiasi TPS, pur variando grazie ai sistemi random implementati da BioWare per evitare la ripetizione della stessa missione, ci si ritrova a dover rimanere incollati allo schermo, non solo per il loot, molto difficile da droppare, ma anche per le sfide che il gioco stesso ci fa affrontare. Questo sistema infatti è un validissimo sistema di endgame, a mio modestissimo parere ovviamente, in quanto riesce ad esprimere al meglio quello che ogni giocatore di DPS sogna, attività non semplici da affrontare, con magari un team e amici ben affiatati per arrivare a un loot nemmeno poi così scontato. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.